Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicola Sisti e faccio parte della classe Quinta C del liceo linguistico dell'Istituto Zappafermi. Io e la mia classe vorremmo raccontarvi della nostra esperienza di alternanza scuola-lavoro che si è svolta dall'inizio della classe terza fino ad ora. Le ore si sono suddivise in ore teoriche in cui abbiamo partecipato ad incontri con esperti in vari settori. In particolare abbiamo imparato ad utilizzare la piattaforma WordPress ottimizzando testi per il web, ovvero fare il SEO, e abbiamo affiancato una guida con gruppi di turisti italiani e stranieri nella provincia di Parma. Le 120 ore pratiche sono state invece svolte durante l'estate 2017, dove ognuno di noi ha lavorato in settori diversi, in Italia o all'estero, ma comunque connessi con l'ambito linguistico. Nome: Veronica. Alfredo. Età: 18. 18. Perché sei qui? Per raccontare la mia esperienza di alternanza scuola-lavoro. Anch'io. Racconta la tua esperienza in 10 secondi. Allora, io sono andata in Canada, a Toronto, e ho lavorato in un'azienda che fa pavimenti, ho fatto conti, fatture, cose così, ma non è stato quello il bello, ma poter imparare l'inglese. E anche molte altre persone hanno fatto un'esperienza simile, andando da amici o conoscenti, hanno lavorato in ristorante, hanno fatto le babysitter e... Alfredo, smetti. Io sono stato all'estero, a Bordeaux. Ho fatto un progetto europeo di nome Erasmus Plus, che hanno fatto anche altri ragazzi della mia classe, nel quale ho lavorato in un centro estivo per bambini, nel quale intrattenevo i bambini, e lavoravo quasi tutta la settimana, 8 ore al giorno, però è un bel posto, quindi sono contento di aver lavorato lì. Dai un voto alla tua esperienza. 10. 10 anch'io. Perché? Perché non posso chiedere di meglio, cioè è stata perfetta in tutti i sensi, sia dalla parte di conoscere nuove persone, sia dall'ambito lavorativo, quindi la rifarei mille volte. Anche per me è stata sia utile che divertente, quindi non potrei chiedere di meglio. Cosa ti è piaciuto di più? Beh, del lavoro direi andare alle cascate del Niagara, no. Vabbè, no. Quello che mi è piaciuto di più è stato parlare inglese e anche visitare ovviamente dei bei posti. Per me è stato bellissimo scoprire una nuova città come Bordeaux, che è una bellissima città, conoscere decine e decine di persone nuove, nuovi amici, e sicuramente anche parlare francese molto più spesso di quanto ne parlerei in Italia, e tutto, diciamo, tutto il complesso è stato molto positivo. Nome? Lisa. Elisa. Età? 18. 18. Perché sei qui? Per parlare della mia esperienza lavorativa. Per parlare della mia alternanza. Racconta la tua esperienza in 10 secondi. Sono andata alla Spezia, ho lavorato in un ristorante sul porto e ho parlato l'inglese, francese e tedesco. Io sono andata nel comune di Compiano, vicino casa mia, dove abito, e ho fatto lavoro di archivio e scritto parecchio al computer. Dai un voto. 10. 7,5. Perché? Perché ho conosciuto molte persone e ho parlato tante lingue diverse. Perché comunque, anche se non è stato molto dinamico, mi sono trovata bene. Cosa ti è piaciuto di più? Probabilmente il fatto che appunto sono riuscita a parlare l'inglese molto spesso e anche perché mi sono fatta tanti nuovi amici. Perché comunque sono stati gentili con me e mi sono trovata bene. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. We'll be right back.